Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, se oggi mi vedrete un po' così sottotono, diciamo che non è una giornata in cui sono oh yeah! Anche io, come tutti gli esseri umani, ho le mie giornate, no, oggi è una di queste e non lo so. Cercherò comunque di non pensare a tutto quello che appunto mi sta abbattendo in questo momento e proverò a far finta di niente, anche se non è facile. In questo video voglio parlarvi dei primer, perché me l'avete chiesto in tantissimi e appunto me lo continuate a chiedere, quindi farò un video su come funzionano i primer, qual è il loro utilizzo, insomma vi parlerò un po' in generale dei primer. Che cos'è il primer? Il primer è una cosa che viene prima del trucco, che si può applicare sul viso, sugli occhi o sulle labbra e serve o a correggere delle discromie o delle problematiche di pelle o comunque serve a far durare di più il trucco e tutto quello che ci mettiamo sopra. Come vi ho detto, appunto, ci sono tre diverse tipologie di primer. Uno è il primer per il viso, uno è il primer per gli occhi, l'altro invece è il primer per le labbra. Ognuno di questi è diverso, non si può utilizzare, non lo so, un primer per il viso sugli occhi, perché viene formulato in modo diverso, cioè quello che deve fare un primer del viso è diverso da quello che deve fare un primer per gli occhi. Dirò primer tantissime volte. Prima ancora di inoltrarci nel mondo dei primer, voglio dirvi che è anche possibile non farne uso. Personalmente non utilizzo su di me primer, a meno che, non lo so, un giorno non me ne serva uno particolare, tipo luminoso o per i pori, li vedremo tra poco, però per preparare la nostra pelle all'applicazione del make-up si possono utilizzare anche altre cose, ad esempio, ovviamente la crema va sempre messa sul viso, però anche solo la crema può essere considerata come primer, anche se diciamo non fa le stesse cose, però diciamo anche quella prepara già il nostro viso all'applicazione del make-up. Allo stesso modo, personalmente non utilizzo primer per gli occhi, ma al posto del primer metto il correttore su tutta la palpebra e poi lo fisso con la cipria, e quello per me è il mio primer. Passiamo ora a vedere i primer veri e propri. Scusatemi, ma dirò questa parola tantissime volte in questo video. Iniziamo con i primer per il viso. In generale, calcolate che il primer non sostituisce la nostra skincare, cioè tutto il trattamento che facciamo sul viso, quindi pulizia, non lo so, tonico, siero, crema, non possono essere sostituiti dal primer. Quindi prima facciamo tutto il nostro trattamento con le creme e tutto quanto e poi applichiamo il primer e poi ci mettiamo sopra il trucco. Primer, che cos'è per il viso? Iniziamo da quello per il viso. Primer per il viso è un qualcosa che fa durare di più il nostro trucco. È possibile che ci sia un primer che va bene per tutte le tipologie di pelle, che non va a contrastare ad esempio pori dilatati o colorazioni di pelle o non è luminoso, insomma, serve semplicemente a far durare di più il nostro trucco. In questo caso lo applichiamo su tutto il viso direttamente con le dita, prima lo stendiamo e magari lo tamponiamo per pressarlo bene sulla pelle. E in questo modo, appunto, avremo preparato la pelle all'applicazione del fondotinta e di tutti gli altri prodotti di make-up. Se però non vogliamo soltanto questo, ma ad esempio abbiamo dei pori particolarmente dilatati in questa zona, al centro della fronte o sparsi su tutto il viso, possiamo utilizzare un primer a base molto siliconica che serve a riempire i pori, fa davvero questo, e farà apparire la nostra pelle più liscia. In questo caso possiamo applicare il primer solo su alcune zone dove magari ne abbiamo bisogno, se abbiamo i pori concentrati solo in alcune zone, oppure possiamo applicarlo direttamente su tutto il viso se la problematica si estende su tutto il viso. Per quanto riguarda i primer così tanto siliconici, quelli che vanno ad attappare i nostri pori, vi consiglio di non andare a strofinarli sulla pelle, ma di pressarli dove appunto dove volete andare a lisciare la pelle. In questo modo il primer entrerà bene nei vostri pori e la pelle sembrerà super liscia. Altro esempio di primer potrebbe essere un primer luminoso che ad esempio può andare bene specialmente per una pelle da normale a secca o anche mista in alcuni casi.
possiamo in quel caso applicarlo su tutto il viso se vogliamo un effetto luminoso su tutto il viso, oppure in alcune zone se magari il primer è molto forte, cioè un effetto luminoso molto forte, ovviamente non lo metteremo su tutto il viso, magari lo andremo a mettere solo nella zona degli zigomi, non lo so, un po' qui in alcune zone della fronte dove vogliamo appunto essere più luminosi. Altri primer che esistono sono quelli idratanti o nutrienti. Quelli idratanti vanno bene per qualsiasi tipologia di pelle, anche una pelle grassa ha bisogno di acqua, quindi in quel caso vanno bene anche per una pelle grassa, oppure i primer nutrienti sono più indicati per una pelle secca o comunque normale. In quel caso andremo a dare più olio al nostro viso e quindi il nostro viso sembrerà meno secco, cioè apparirà meno secco, quindi ovviamente anche applicarci tutte le cose sopra poi sarà più facile e fondotinta tutta la nostra base apparirà meglio. Gli ultimi primer che possiamo trovare in commercio, poi ovviamente ne esistono miliardi di varianti, sono i primer colorati che servono a fare il color correcting. Ad esempio abbiamo dei rossori sul viso, in quel caso vi rimando al video del color correcting, ve lo lascio qui per capire un attimino come funziona la ruota dei colori. In quel caso per coprire i rossori, per contrastare i rossori, avremo bisogno di un primer verdastro che metteremo soltanto dove abbiamo i rossori. Non ha senso mettere un primer verde dove appunto non c'è il rosso da correggere, perché non farebbe il suo lavoro. Allo stesso modo funzionano dei primer, non lo so, più violacei, dei primer gialli, primer rosa, ne esistono ormai di qualsiasi variante, ognuno lavora su un aspetto diverso, andatevi a vedere quel video se volete sapere su cosa lavora ogni singolo colore. Diciamo che comunque in generale il primer serve a far mantenere di più il trucco e poi, come vi ho detto appunto poco fa, in alcuni casi può lavorare anche su altri aspetti. Ora, se diciamo abbiamo diverse necessità sulle diverse zone del viso, possiamo anche abbinare, combinare diversi primer insieme. Ad esempio, faccio un esempio super estremo utilizzando tre primer. Vogliamo avere un effetto luminoso su tutto il viso, quindi metteremo un primer luminoso su tutto il viso. Nella zona degli zigomi abbiamo dei rossori, quindi andremo a mettere un primer verde. E poi nella zona qui vicino al naso, al centro della fronte, abbiamo dei pori dilatati, quindi in quel caso andremo a mettere lì il primer per andare a riempire i pori. Ovviamente, vi ripeto, è un caso estremo, può capitare. E diciamo che in alcuni casi quello che succede è che si utilizzano due primer, non di più, magari uno su tutto il viso, luminoso o non so, in generale per far durare di più il trucco, e quello che si usa più spesso è il primer appunto per andare a riempire i pori, perché essendo esseri umani abbiamo i pori e facendoli appunto sembrare più lisci, cioè facendoli sembrare riempiti, la nostra pelle sembrerà più liscia. Passiamo ora al primer degli occhi. Vi ripeto, personalmente non utilizzo primer occhi, molte persone lo usano. In quel caso si possono trovare diverse tipologie di primer, da quello anti-age, da quello colorato che fa apparire la palpebra più luminosa, da quello trasparente che fa semplicemente durare di più gli ombretti, non va a lavorare su altri aspetti. Ci sono tantissime varianti, ogni casa cosmetica tira fuori appunto i propri primer per gli occhi. Il mio consiglio è, quando applicate il primer, non andate a metterci sopra direttamente l'ombretto, perché in quel caso comunque il primer è appiccicaticcio e andando a mettere direttamente un ombretto vi verrà una sfumatura a macchie. Cercate sempre, dopo aver messo il primer, di applicare un velo di cipria o un ombretto dello stesso colore di pelle appunto su tutta la palpebra. Dopodiché andate a lavorare per creare la vostra sfumatura. L'ultimo primer che possiamo trovare è quello per le labbra. Solitamente è un primer che si mette su tutte le labbra prima dell'applicazione del rossetto o della matita. Personalmente è un prodotto che non mi piace proprio, non lo utilizzo, secondo me non fa così tanta differenza mettere il primer sulle labbra o non metterlo, quello che conta davvero è la durata del rossetto vero e proprio, però tante persone lo utilizzano, a tante persone piace, quindi non sono qui per giudicare, vi dico semplicemente che personalmente non è una cosa che utilizzo. Per quanto riguarda il primer per il viso, mi sono dimenticata di includere anche quello opacizzante, però diciamo che avete capito il concetto. Non prendete in modo stretto quello che ho detto all'interno di questo video, cioè non esistono soltanto questi primer, le case cosmetiche, come sapete,
tirano fuori in continuazione prodotti innovativi. Potrebbero esistere primer per qualsiasi parte del viso, non lo so, del corpo, adesso se le inventano davvero tutte. Non lo so, una cosa che mi viene in mente è il primer per il mascara, quindi il primer, un mascara che fa sembrare le nostre ciglia più folte, che si mette prima appunto del mascara vero e proprio. Ce ne sono davvero di tutti i gusti, sta semplicemente a voi scegliere il primer più giusto. E spero che questo video possa esservi stato utile e vi possa aver fatto capire come funzionano un po' i primer. Come al solito scrivetemi qui sotto se avete qualche dubbio, lo sapete, vi rispondo sempre nei commenti. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!